Nazionale Radio 1. Vivi Città 2022. La corsa per la pace. Buongiorno, benvenuti allo speciale Vivi Città qui a Radio 1, Giacomo Prileschi in studio con voi. 37esima edizione della Corsa per la Pace organizzata dalla WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Proprio Vivi Città è storia e tradizione della WISP, una corsa podistica che si svolge contemporaneamente in tantissime città italiane e straniere. È nata nel 1984 e ancora, come da tradizione, fu il grande Sandro Ciotti. Daremo il via alla gara qui da Radio 1, dove tutte le città collegate ci stanno ascoltando. Saluto in studio con me il presidente della WISP, Tiziano Pesce. Buongiorno Tiziano. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora, prima di raccontare cos'è Vivi Città e cosa rappresenta per la WISP, ma per tutto il movimento podistico italiano, io direi di partire proprio, di dare il via, di fare questo countdown per far partire tutte le città collegate con noi. Lo vogliamo fare insieme, partiamo dal 5. Assolutamente Giacomo, un grande in bocca al lupo e una buona Vivi Città a tutte le città in Italia, le città in Europa, e ovviamente un grande abbraccio a chi ci sta seguendo, a chi correrà e camminerà a Suceava in Romania al confine con l'Ucraina. Assolutamente sì, ne parleremo fra poco, e allora diamo intanto il via a Vivi Città insieme col presidente Tiziano Pesce qui in studio da Radio 1. 5, 4, 3, 2, 1, via! È partita Vivi Città 2022, la 37esima edizione di questa manifestazione. Si corre, come diciamo, in 30 città italiane, 4 nel mondo, fra cui proprio Suceava in Romania. E allora, presidente, ci spieghi qual è lo spirito di questa manifestazione, soprattutto in un periodo così delicato della nostra storia, la guerra in Ucraina, la pandemia, che tra l'altro ha costretto proprio Vivi Città a fermarsi per 2 anni. Assolutamente, proprio così, ma intanto mi permetterai di partire proprio con un grande ringraziamento alla RAI, con un grande ringraziamento particolare a Radio 1 RAI, che come sottolineavi in apertura ci segue ormai da 37 anni, da quel primo aprile 1984 con il via dato dall'indimenticato, indimenticabile Sandro Ciotti, che appunto ricordiamo tutti con grande affetto. Un progetto, la definirei così Vivi Città, che da 37 anni fa correre e camminare allo stesso tempo più città, persone di ogni età, fa correre e camminare. Ovviamente quest'anno due declinazioni per noi importanti, per Vivi Città che da sempre è legata ai temi della promozione dei diritti, dell'ambiente, della solidarietà. Quest'anno Vivi Città, e dico purtroppo, torna a essere la corsa della pace, ovviamente con il conflitto in Ucraina in corso, ma ne parleremo sicuramente nel corso del collegamento, e poi la corsa della ripartenza, perché come sottolineavi tu giustamente, dopo 2 anni di stop, una Vivi Città che abbiamo realizzato solo in maniera virtuale, ma 2 anni di stop, ecco, questa è l'occasione per me ancora una volta per sottolineare, grazie al vostro sostegno, come questi 2 anni ovviamente abbiano rappresentato 2 anni veramente pesanti per l'ambito sportivo, per il movimento sportivo, non solo per i praticanti, ma pensiamo alle decine di migliaia di associazioni, di società sportive, di dirigenti, di tecnici, di lavoratrici e lavoratori dello sport che hanno subito un forte impatto, anche problemi ovviamente di natura economica. Questa vuole essere proprio la corsa della ripartenza. Siamo anche non solo simbolicamente a pochi giorni dal termine dello stato di emergenza legato alla pandemia, sappiamo che, e lo diciamo con forza come WISP, che abbiamo ancora un percorso da fare, abbiamo ancora un virus da contrastare, quindi lo sport ancora una volta responsabilmente starà molto attento, però ecco, anche con una buona dose, io dico, di fiducia e di ottimismo per il prossimo futuro. Abbiamo qui in studio una delle magliette, no? Avete stampato magliette con i colori della pace proprio per ricordare il sottotitolo di questa manifestazione. Per quanto riguarda invece la gara, ci saranno 2 tipi di percorso, una corsa competitiva di 10 chilometri, ci sarà anche una classifica generale compensata, ecco, fra i partecipanti di tutte le città ovviamente, e ci spiega in parole povere di cosa si tratta. Sì, è un altro direi unicum di Vivi Città, ribattezzata proprio nella prima edizione la corsa più grande del mondo, perché mette insieme in una vera e propria classifica unica compensata tutte le classifiche della prova competitiva. E oggi si corre sulla distanza agonistica dei 10 chilometri, quindi ogni città poi realizzerà la propria classifica, perché però confluirà poi in un'unica classifica appunto generale. Ci sono dei criteri, ecco, scientifici, dei coefficienti, in questo caso ovviamente ricordiamo, ringraziamo il grande lavoro
lavoro, il grande impegno dell'Istituto di Scienza dello Sport, del Comitato Olimpico, e ringraziamo soprattutto il professor Sandro Donati, che non ha bisogno di presentazione, e tutto il suo staff. Ogni anno, anche diciamo in relazione ai percorsi che possono cambiare in alcune città, vengono realizzati gli studi scientifici rispetto alle altimetrie, rispetto alla situazione orografica del percorso, e poi quindi si arriva sostanzialmente a compensare la classifica. Ovviamente abbiamo città in cui si corre in diciamo completa pianura, città invece, pensiamo alla città che oggi si corre nel patrimonio UNESCO dei Sassi di Matera, quindi con ovviamente altimetrie diverse, alla fine un'unica classifica. Però Vivicità da sempre è, diciamo così, non dico soprattutto, ma una manifestazione che guarda sempre con molta attenzione alla partecipazione, all'inclusione di tutte e di tutti. Vivicità è per tutte e tutti i cittadini. Oggi nelle città vedremo passeggiare e camminare bambini piccoli per mano dei genitori, dei nonni, bambini piccolissimi nei passeggini, persone meno giovani. Ovviamente una passeggiata ludico-motoria di pochi chilometri, quindi, che darà la possibilità, che sta dando la possibilità a decine di migliaia di cittadini e di cittadini di riappropriarsi dei propri centri storici, dei propri spazi, esattamente. Ecco, questa è la passeggiata ludico-motoria. Per quanto riguarda invece la corsa competitiva di 10 chilometri, ecco, c'è questa classifica generale compensata, e con noi c'è qualcuno che di questa classifica ne sa a qualcosa. Dovrebbe essere collegato con noi il presidente della Federazione di Atletica Leggera, campione europeo dei 10.000 metri piani a Stoccarda 86, Stefano May, che salutiamo. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti gli amici che sono all'ascolto. Ecco, buongiorno Stefano. Allora presidente, la FIDAL collabora da sempre con la WISP alla realizzazione di Vivi Città, e anche lei ha partecipato alla gara la prima volta 36 anni fa. Ci racconta un po' di questo inizio e soprattutto della sua esperienza con la classifica generale compensata. Allora, parlando della classifica generale compensata, ovvio che allora eravamo, diciamo così, un po', non dico all'età della pietra, però la compensazione era un po' così, diciamo un po' l'acqua di rose, no? Però comunque era ho amato correre di Vivicità, proprio perché era l'unico momento in cui, pur correndo nella mia Spezia, avevo possibilità di fare una gara nazionale, a livello nazionale, che poi è diventata anche a livello internazionale più avanti. Certo. E, è ovvio che diciamo così, il tempo era sì indicativo, ma era più che altro per noi addetti ai lavori, nel senso, io potevo misurarmi da un anno all'altro, perché più o meno il percorso era quello. È ovvio che la compensazione allora, come dicevo, era un pochino più empirica. È ovvio che il lavoro dell'equipe di Sandro Donati oggi, secondo me, permette di avere quasi la certezza millesimale. Però ecco, dicevo, era bellissimo il concetto in quel periodo, era bellissimo il concetto di poter fare appunto una cosa così capillare, tenendo comunque un contegno di altissimo livello, perché la cosa che dovrebbe tagliare la testa al toro è che spesso e volentieri vincesse Salvatore Antivo. Quindi penso che magari sul mio secondo posto qualcuno poteva storcere il naso, no? Dice corre a Spezia, però il fatto che vincesse sempre Totò Antivo, secondo me, dava l'ufficialità, no? Se vogliamo, in qualche modo, alla bontà del risultato. Certo. E paradossalmente l'ultima volta che corsi questa gara del 96 è stata la mia ultima gara vinta, non la mia ultima gara in assoluto, ma quella vinta, che come sapete per un atleta è particolare. E allora oggi ho voluto fortemente essere presente alla Spezia per questa gara. Tra l'altro qui corrono alle 10:30, si vede che la esatto, c'è una partenza ritardata, però ecco, ci può dire presidente intanto qual è l'atmosfera lì? Ovviamente non si parte adesso, si parte fra un'ora. Allora, c'è moltissima gente, devo dire che sono anche un po' sorpreso, perché è vero che ho visto già altre gare partecipate, però ecco, fa piacere vedere tanta gente che ha voglia di fare comunque attività sportiva. Chiaramente io preferisco che faccia l'atletica, però in generale che vuole combattere e reagire a questi due anni, come avete detto giustamente, due anni di difficoltà, due anni di sofferenze, due anni in cui la nostra vita è cambiata, mettendosi un pettorale e provando a correre, perché chiaramente quelli che vanno forte corrono davvero, gli altri provano a correre, nel senso che fanno comunque un'attività che se non è agonistica, però dà la sensazione di partecipare in mezzo a tanti altri atleti e di avere comunque un momento di misurazione della propria capacità. E quindi è una cosa, secondo me, bellissima. C'è tanta gente, è una delle piazze più belle di Spezia, partiranno da Piazza Brin, e credo che me la godrò assolutamente.
Stefano May, la nostra atletica sta vivendo un momento d'oro, però c'è sempre bisogno di avvicinare i giovani allo sport. Quanto sono importanti manifestazioni come queste proprio per far sì che ciò accada? Ma io dico che è un circolo virtuoso, no? Tu fai a livello assoluto delle grandi prestazioni, come è stato questo anno fantastico, da quando sono presidente, devo dire, per adesso, facendo gli scongiuri debiti, ho solo avuto momenti piacevoli. È chiaro che questo aiuta il movimento, diciamo, noi stiamo acquisendo, noi come dico come italiani, stiamo acquisendo un pochino una cultura sportiva che un pochino ci mancava, no? Noi eravamo i tifosi. Piano piano vedo che sta cambiando la mentalità dell'italiano medio e non vede più quelli che vanno a correre la domenica come degli alieni. E c'è tanta gente che va per strada, è stimato in 5 milioni circa il numero dei praticanti della domenica, come si suol dire. È chiaro che queste cose unite ai risultati di alto livello aiutano a far conoscere l'atletica. Purtroppo è brutto da dirsi, ma quello che ci fanno vedere in televisione è quello che ci piace generalmente, no? Si dice stessa cosa, quando tu vedi tante persone che corrono e il germe si trasmette, diciamo il senso di emulazione, se mi passate il termine, credo che sia questo genere di manifestazioni sia sicuramente di aiuto, unitamente alle grandi vittorie. Chiaramente la vittoria di Giacomo dà l'immagine, ma il fatto che migliaia di persone la domenica si muovano e facciano attività fisica, provando, come ho detto, anche a fare attività agonistica, credo che si unite, facciano benissimo al nostro movimento. E noi chiaramente cerchiamo di sorreggere questo movimento delle corse su strada, come appunto di fatto è di città, in tutti i modi possibili. Presidente, c'è qualche aneddoto che vuole raccontare legato proprio alla manifestazione, visto che insomma c'è stata la sua partecipazione 36 anni fa, ma non è stata l'unica? No, non è stata l'unica. Devo dire, questa è una gara che ho sempre vinto e questa mi fa piacere, perché purtroppo sono ancora dentro, purtroppo per fortuna sono ancora dentro un po' atleta. È chiaro che quando il ricordo è legato alle vittorie è sicuramente una cosa positiva. Un anno ho corso anche così anche a Bari, vincendo. E, è ovvio, gli aneddoti, sai, quando corri nella tua città gli aneddoti ci sono, perché c'è il vicino di casa o il tuo amico che viene a vederti. Sono cose che, per uno che è legato molto al territorio, al mio territorio come sono io, facevano un certo effetto. Quindi non c'è tanto un aneddoto quanto il ricordo indelebile nella mia memoria, che chiaramente è una memoria che ha visto tante gare in tanti posti del mondo, però devo dire che quando correvo qua c'era un'atmosfera diversa. E ecco il ricordo mio della pubblicità non è legato tanto all'aneddoto, ma all'atmosfera particolare che vivevo io internamente quando correvo nelle strade della mia città. E allora grazie davvero a Stefano May per essere stato con noi, presidente della FIDAL, lo ringraziamo, insomma, e buona corsa ovviamente, che inizierà alle 10:30 nella sua città. Grazie a voi, arrivederci. Torniamo a Tiziano Pesce, presidente della WISP. Questa è la corsa di tutti, si corre a qualsiasi età, nelle carceri partecipano le scuole in città come Torino e in città come Parma ed Erice e Torino. Ci sarà anche una particolare attenzione alle persone con disabilità, in che modo? Sì, proprio così, Giacomo, Vivicittà, lo dicevamo, si declina con tante parole chiave. Sicuramente una di queste è inclusione, sicuramente una di queste quindi è disabilità, o meglio coinvolgere le persone di qualsiasi abilità. E allora a Torino in queste giornate particolari una forte attenzione all'autismo e quindi soprattutto ai bambini con autismo. A Parma camminerà un gruppo legato all'Associazione Nazionale dei Mutilati Invalidi Civili. Ad Erice, in provincia di Trapani, si camminerà con amiche ed amici dell'Associazione Nazionale Non Vedenti. Ma poi diciamo che un po' in tutte le città ovviamente abbiamo una rappresentanza, ecco, veramente di persone che poi tutto l'anno praticano attività anche all'interno delle nostre quotidiane manifestazioni, delle nostre quotidiane attività. Ebbene, come sottolineava proprio il presidente della WISP Tiziano Pesce, lo sport è un grande strumento di inclusione sociale. Ieri è stata la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e proprio in occasione di questa giornata è da poco partita un'altra corsa unica in Europa, la Run for Autism. È una corsa integrata dove atleti con autismo e atleti neurotipici corrono insieme, affrontano le stesse fatiche, condividono le stesse emozioni. Con noi c'è l'ideatore della manifestazione, Nicola Pintus, presidente del progetto Filippide. Buongiorno, Nicola.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Si parte dalla bocca della verità a Roma, ci racconti cos'è la Run for Autism e ci dia anche qualche numero. La Run for Autism è una manifestazione podistica di corsa su strada ideata e voluta nel solco della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, a cui il progetto Filippide, patrocinante della manifestazione, è associato. E quindi l'articolo 30 di questa convenzione dice: il diritto alla pratica dello sport, e noi tentiamo di rendere attuativo questo articolo con la partecipazione di oltre 600 persone con autismo, oggi in gara sulla distanza di 10 km e di 5 km non competitiva. E devo dire che insomma il riscontro è piuttosto bello ed interessante, proprio perché la giornata permette, come dire, di non identificare più la persona con disabilità, ma di avere un focus diretto proprio sullo sport, che è la cosa più bella forse che c'è. Tanti testimonial d'eccezione: Massimiliano Rosolino, oro nel nuoto a Sydney 2000, Mario Fiorillo, pallanuoto a Barcellona nel 92, insomma ce ne sono tanti, anche Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta. È una grande festa, poi però il progetto Filippide va avanti tutti i giorni in varie parti d'Italia, è forse questa la sfida più importante da affrontare? Sicuramente sì, la quotidianità, anche perché la difficoltà delle attività quotidiane di una famiglia che ha una persona con autismo sono sicuramente molto complicate, soprattutto nella nostra società anche un po' frenetica. Lo sport può essere sicuramente una proposta estremamente gratificante, sia per le persone che praticano, sia ovviamente per le famiglie. I ragazzi, devo dire, nell'ambito delle attività sportive riescono in un modo straordinario, nel vero senso dell'accezione, cioè fuori dall'ordinario, e quindi dobbiamo assolutamente implementare e cercare di includere sempre più possibile le persone con autismo all'interno delle attività sportive. E allora grazie davvero a Nicola Pintus, ideatore della Run for Autism e presidente del progetto Filippide. Buona corsa e a presto. Grazie dell'ospitalità, buona giornata a voi. Davvero bello vedere tutte queste iniziative, no? Concentrate in una sola giornata. Tiziano Pesce, presidente WISP, però io direi di tornare anche al sottotitolo di questo evento, che è la Corsa per la Pace. Con Vivicità ci saranno varie mobilitazioni per la pace a Torino, Avellino, Civitavecchia. Il percorso è stato aperto da striscioni proprio con i colori della pace. Sì, proprio così, per ricordare l'impegno della WISP, ma l'impegno di tantissime organizzazioni del mondo sportivo, del terzo settore italiano. La WISP è al fianco della popolazione ucraina da subito, è scesa in piazza per chiedere la pace, il cessate al fuoco. Queste sono le settimane anche ovviamente dell'emergenza, purtroppo dell'accoglienza delle persone in fuga. Noi abbiamo voluto proprio nelle prime ore del conflitto lanciare anche una campagna di comunicazione, di sensibilizzazione, sport against war, lo sport contro la guerra, con compagni di viaggio come Amnesty International Italia, Assist, Associazione Nazionale Atlete, Sport for Society, e anche l'USIGRAI, l'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI. Continuiamo in questi giorni al fianco di AOI, l'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, che non dimentichiamo nelle scorse ore hanno raggiunto il confine polacco con l'Ucraina, varcandolo, arrivando a Leopoli con una carovana di oltre 50 mezzi e quasi 200 persone per portare aiuti e per permettere a persone con fragilità, madri sole, bambini e anziani, di lasciare il loro paese in conflitto e raggiungere l'Italia. E quindi all'interno di questo impegno molto importante, che lo stesso governo, il sistema di protezione civile italiano ha riconosciuto, noi siamo arrivati in questi giorni con una nostra delegazione a Suciava, questa cittadina di 100.000 abitanti che si trova a poco più di 40 chilometri dal confine romeno con l'Ucraina, e appunto con una vivacità che da sempre legata anche a temi internazionali, quest'anno ci pareva ovviamente importantissimo dare anche noi questa testimonianza. E Suciava, tra l'altro, con la collaborazione della nostra, diciamo, possiamo dire associazione omologa, l'associazione di Sport per Tutti romena. Suciava, che si è trovata ad affrontare, no, la guerra, è diventato uno dei centri, maggiori centri di accoglienza d'Europa per i rifugiati proprio dopo lo scoppio della guerra. E allora a
questo punto possiamo introdurre anche il nostro ultimo ospite che dovrebbe essere collegato con noi. No, non c'è ancora, allora cercheremo di collegarci fra poco con il nostro ospite. Comunque Corsa per la Pace che si svolge anche a Roma con una staffetta proprio per la pace di 10 chilometri che farà varie tappe molto importanti, Presidente. Sì, proprio così, perché Vivicittà oggi l'abbiamo voluta correre anche a Roma, però con una declinazione molto particolare. Come anticipavi, una staffetta per la pace che unisce simbolicamente la periferia di Roma con il centro, le periferie delle nostre città con i centri urbani. In questo caso siamo partiti dall'impianto polivalente Fulvio Bernardini, sì, l'impianto sportivo più grande della capitale, gestito dal comitato WISP di Roma, con alcune tappe significative, molto significative direi. La seconda tappa presso la sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che tra l'altro ci ha ospitato pochi giorni fa in occasione della conferenza stampa nazionale di presentazione, per poi passare sotto la sede di Amnesty International, per poi andare a toccare il plesso scolastico della scuola di San Donato, che come è noto è la scuola più multietnica di Roma. Quinta tappa sotto la sede dell'UNHCR, per poi passare alla chiesa di Santi Sergio e Bacco, che è la chiesa di riferimento della comunità ucraina romana, e poi ovviamente per arrivare, non poteva che essere così, al Campidoglio. Ecco, tappe molto importanti, UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, quindi ovviamente si continua a parlare di questo conflitto, no, dell'invasione della Russia in Ucraina, e poi Amnesty International, un'organizzazione internazionale che da sempre difende i diritti umani in giro per il mondo, per tutto il mondo. Allora, fra poco stiamo cercando intanto di collegarci con la delegazione WISP che si trova a Suceava in Romania, che è andata lì a portare anche aiuti proprio ai rifugiati, e tra l'altro lì si svolgerà anche proprio la corsa, si sta svolgendo la corsa, anche se le condizioni meteo non sono delle migliori, però si corre lo stesso. Si corre lo stesso, Vivicittà, si è corsa sempre, e anche oggi nel nostro paese, in Italia, siamo stati graziati da previsioni meteo che nelle ultime ore non erano così felici, ma oggi c'è un bel sole, comunque delle situazioni climatiche buone un po' in tutte le città, mentre a Suceava nevica. Però correremo lo stesso, cammineremo lo stesso, anche grazie ad un bel impianto sportivo coperto che è proprio, insiste appunto sulla cittadina di Suceava, e una grande testimonianza che ci fa ricordare, che ci permette di ricordare come Vivicità negli anni si sia corsa in tantissime città nel mondo, ma anche teatri di guerra. Abbiamo corso a Sarajevo, a Tuzla, appunto martoriate dalla guerra nei Balcani, abbiamo corso a Berlino simbolicamente l'anno dopo la caduta del muro, ma abbiamo corso anche nella città di scarica di Korogocho in Kenya, a Baghdad, a Beirut, a Gerusalemme Est. Quindi un grande impegno della WISP che va avanti. E allora siamo riusciti a collegarci con il nostro prossimo ospite, Loredana Barra, responsabile nazionale delle politiche educative WISP e docente che si trova proprio a Suceava in Romania. La salutiamo, buongiorno Loredana. Ciao a tutti. Allora, c'è un pizzico di ritardo ovviamente il collegamento con la Romania. Ecco, Loredana, ci parli un po' di come siete stati accolti, le prime impressioni appena arrivati, anche dell'impatto che sta avendo questa iniziativa in un luogo che di colpo si è trovato a contatto con la guerra. Allora, partiamo da quello che vedo con i miei occhi adesso, no? Sì, certo. Tanti ragazzi, bambini, profughi che sono stati accolti in questo centro sportivo, in cui è stata organizzata Vivicità. Sono partiti, c'è grande entusiasmo, ci sono una cinquantina di profughi che stanno correndo, tantissimi volontari, ed è davvero emozionante. È un centro tutto colorato, con le magliette e con tutti i giochi che abbiamo messo a disposizione di questi piccoli che avevano bisogno di respirare un po'. Certo. L'accoglienza è stata davvero fantastica. Siamo
con un'associazione che si chiama Sport for All, e quindi è la WISP della Romania, e ci hanno fatto vedere tutto, come si stanno muovendo per l'accoglienza. Ieri abbiamo fatto il cammino a ritroso da Suciava fino a Siretti, quindi fino al punto del confine, dove abbiamo visto la presa in carico dei profughi, e abbiamo, ci siamo messi in gioco come al solito, e abbiamo, ci siamo dati da fare, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto tutto ciò che andava fatto al di là dello sport, perché lo sport non può essere rinchiuso solo in un campo di gioco, ma c'è tanto valore dentro. Abbiamo pochissimo tempo, Loredana Barra, siamo quasi in chiusura, però ecco, le volevo chiedere quali saranno le iniziative della WISP anche in Italia a sostegno dei tanti profughi ucraini che sono arrivati nel nostro paese. Si tratta principalmente di donne e bambini, e si parla di cifre consistenti. Allora, intanto ci siamo già mossi prima ancora di venire qua. Ci sarà un percorso formativo sia per i nostri operatori sia per sostegno a tutti i profughi che stanno arrivando in Italia, per fare in modo che vengano accolti in modo degno. E quindi questo percorso si intitola Il tempo perduto dei bambini tra guerra e pandemia, perché non ci dimentichiamo che la guerra si assiste anche dall'Italia. I bambini sono esposti, troppo esposti, a delle immagini che comunque hanno bisogno di capire. E i bambini che arrivano hanno bisogno di essere tutelati nel giusto modo. Loredana Barra, noi la ringraziamo per essere stata con noi e buon viaggio di ritorno da Suciava in Romania. Ne riparleremo poi più avanti. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a voi. E allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questo speciale Vivi Città, 37esima edizione. Ringraziamo Tiziano Pesce, presidente della WISP, per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a Rai Radio 1 come sempre. Ringraziamo l'assistenza tecnica Francesco Pienalieri, la regia di Massimo Quaglio.